bisogna cambiare, di cambiare modo di fare l'azienda, di diventare sostenibili, di cambiare modo di produrre, di utilizzare i prodotti. E abbiamo con le nostre aziende aiutato la raccolta differenziata, i cittadini che volevano fare questa pratica, l'abbiamo portata in azienda, l'abbiamo fatta carta, l'abbiamo fatta scatole, l'abbiamo messo sul mercato, abbiamo brandizzato questo prodotto, gli abbiamo dato un nome e un cognome dicendo che questa scatola, la nostra è una scatola parlante, perché le scatole servono per trasportare, la nostra oltre a trasportare parla, comunica e dice quello che fanno. Che hanno fatto i cittadini campani, oltre ad aver selezionato, separato, no, conservato, hanno consentito di togliere dalle strade questi cumuli di spazzatura, non andare in discarica e non fare richieste di inceneritori per poter pulire queste cose. Quindi abbiamo portato nelle nostre aziende e questo lavorando poi nel territorio e lavorando in prossimità significa che il valore di questo lavoro rimane nel territorio, quindi significa sviluppo, quindi sostenibilità come ambientale, come fatto sociale e come fatto economico. Quindi noi abbiamo dato lavoro a tante altre persone vendendo questo prodotto che veniva dalle buone pratiche dei cittadini campani. Di qui nasce facile, voglio dire, poi un'azienda che fa sostenibilità, è un'azienda anche dove tanti ragazzi, tanti giovani vogliono partecipare, vogliono dare il loro contributo, sono nate, sono filiali delle altre aziende, per cui è nata un'azienda che si chiama Forma Aperta, che dalle scatole ha cominciato a realizzare un altro modo di fare, di usare il cartone, invece di fare le scatole si è messa a fare gli arredamenti, fa le scatole, quindi abbiamo poltrone, tavolini, sedie, vedete dei manifesti per comunicare, quindi, ma per fare questo abbiamo bisogno di design, di stampatori, di persone che creano dei prodotti nuovi, li creano ad hoc per il cliente, che fanno? Danno la possibilità alle piccole aziende del territorio di poter comunicare le loro pratiche, oggi sono delle piccole aziende, ci sono delle eccellenze nei campi di tanti settori, alimentari principalmente, che non avrebbero la possibilità di fare dei numeri grossi di produzione, e noi sul territorio riusciamo a farli partecipare a questi eventi dove loro possono presentare i prodotti, quindi possono sviluppare queste cose. Per parlare del nostro ultimo nato, che è il Green Board, che è un cartonato per Cino, che se ne vedono tanti, è nato da una sollecitazione di Nuzzo che noi abbiamo sposato, abbiamo visto che questo giovane già dall'inizio di quando ha fatto il festival a Vico, era un giovane, una promessa che ci piaceva lavorare con lui. E gli abbiamo sempre fornito tutte le attrezzature per poter fare il cinema, il palco, abbiamo messo sedie e altri materiali di comunicazione. Lui ha fatto ultimamente come regista e come sceneggiatore, autore, ha fatto un film La Verità. Dovendolo presentare nelle sale ci ha chiesto un cartonato che noi non avevamo mai visto, avevamo visto ma non avevamo mai pensato di poterli realizzare. Siccome dovevamo realizzarli per lui siamo andati a vedere come erano fatti. Li abbiamo portati in azienda, abbiamo analizzati e in verità erano fatti di più materiale quelli che noi abbiamo visto. Per noi non andava bene perché era plastica e cartone. Le due cose quando poi devono andare in disuso, essere buttate buttate per la raccolta differenziata, non si sa se vanno nella plastica o vanno nel cartone. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in monomateriale, cartone. Con l'esperienza che avevamo e con la comunicazione l'abbiamo fatto con cartone fatto dal macero sempre campano, lavorato nel territorio. Quindi anche questo cartone che è fatto per il cinema è fatto dal macero della raccolta differenziata campana che aiuta le aziende campane, aiuta i cittadini campani a portare avanti lo sviluppo del loro territorio e a fare le buone pratiche. Per esempio è l'unico cartellone certificato FSC, che significa Forest Stewardship Council, che è un ente internazionale che a tutela delle foreste e degli ambienti. Certo, se noi prendiamo e abbattiamo gli alberi, no? Quindi vanno a discapito di stare le foreste ma anche degli animali, in questo caso viene fatto solo con macchine, quindi non si abbatte tanto del tutto, e viene fatto totalmente da aziende campane. Pensiamo che questo, specialmente per i giovani che oggi vogliono parlare di ambiente e di sociale, debbono anche avere degli strumenti per poter comunicare queste loro buone pratiche. Noi abbiamo aiutato, queste noi possiamo fare, noi facciamo cartone, gli possiamo fare il cartonato, loro devono fare, devono mettere idee, fare cinema e fare dei film buoni,
noi possiamo mettere qualcosa per poter comunicare che sono sostenibili.